Siamo ad Automoto Retro qui a Fiera di Parma, che si sposta per i suoi 40 anni, dall'83 al 2023, si sposta da Torino qui a Fiera di Parma, 4 e 5 marzo 2023. Siamo qui, naturalmente come sempre abbiamo auto d'epoca di ogni genere, di ogni età, abbiamo anche auto moderne, soprattutto tuning, auto da corsa, eccetera, eccetera. Abbiamo però ad esempio anche naturalmente tutta la parte moto. E questo anche interessante, come sempre per noi appassionati, anche un sacco di accessori, caschi, modellini, c'è sempre di tutto qui. Perciò in questo giorno di giro qui vi racconto quelle che secondo me sono le tre auto più vecchie e più interessanti, le tre auto più costose più interessanti e poi ancora le tre auto più assurde, cioè quelle veramente che guardi e dici non ho mai visto una cosa simile, perché ce n'è una in particolare di queste qui che è veramente stranissima, veramente, che ho detto, ho pensato, oddio, cioè esiste ancora, una roba assurda. Quindi andiamo così, cominciamo da quelle più vecchie. Mentre vado a cercare le migliori per le tre classifiche che vi ho detto, facciamoci un girettino veloce qui per dare un'occhiata a cosa c'è. Come vedete, vi dicevo, si uniscono veramente due mondi. Qui abbiamo delle auto d'epoca come la Lancia Flavia 1008 del 66, qui invece di fianco abbiamo ad esempio un Audi TT seconda serie, tutta modificata, con veramente è tutta ribassata, assurda. Lì c'è una Golf 6, anche lì ribassatissima, tutto il tuning delle auto qui da questo lato. E poi c'è anche una Suzuki, c'è anche una Suzuki Swace, si chiama così, sì, una Suzuki Swace, tutta ribassata e modificata, così, perché ogni tanto il tuning mantiene un po' quell'idea di auto del non ha senso ma la faccio lo stesso. È un po', io non sono uno che tende a modificare le macchine in questo senso, però l'idea di fondo certe volte mi piace molto. E poi dall'altro lato esattamente abbiamo delle BMW serie 3, abbiamo delle Mercedes 190 serie degli anni 50, delle Mercedes classe E, abbiamo veramente di tutto. Passiamo ad esempio anche qui davanti a una Fiat 500 con i cerchi della 500 Abarth, questa dovrebbe essere una Fiat lo stesso, però con i cerchi dell'Abarth. Vabbè, poi c'è una Fiat Barchetta qui, abbiamo ancora una Citroen C6. Se è diesel, scommetto che a Matteo Valenti piacerà sicuramente tantissimo, perché lo conosco e sicuramente se fosse diesel la comprerebbe domani mattina. Abbiamo delle Volkswagen Pescaccia, che anche lì non se ne vedono praticamente mai in giro, le BMW 2002 Turbo, eccetera, eccetera, che sono meravigliose. Abbiamo anche le AK400 della Citroën, che sono praticamente delle Dian in versione furgonetta. Abbiamo anche, attenzione, una Citroën CX, mio padre ne aveva una di queste, se mi ricordo giusto, non lo perdonerò mai per quell'acquisto. Aveva una Volvo, che cos'era, un 240, no, un 740, mi ricordo più, degli anni 90, turbo benzina, trazione posteriore, e la andò a vendere per comprare una Citroën CX, che voglio dire, ottima macchina, per carità, sicuramente sarà fantastica. Però qui invece passiamo agli anni 90, da questo lato con le varie Mercedes 90-2000, invece qui di fianco abbiamo, attenzione, una Triumph, anche queste, le piccole inglesi sportive, che poi di fatto hanno fatto da base filosofica per quella che poi è stata la Mazda MX-5 negli anni, fine anni 80, spettacolo, perché si ispirarono proprio all'idea di auto come la Triumph e come la MGB, insomma tutte queste auto particolari per andare a creare una macchina leggera e divertente da guidare con poca potenza, MX-5. Lì c'è un Audi 4, qui c'è un Audi 4, spettacolare, ne ho guidata una di queste, ho avuto la fortuna di poterne guidare una e mi è piaciuta tantissimo perché si respira gli anni 80 lì dentro, con quel turbo lag meraviglioso e poi quel 5 cilindri che sale. Qui c'è una spettacolare Mercedes SL, un'altra ancora, veramente fantastico. Non ne vedo neanche una con aria di gabbiano, peccato, non ne vedo neanche una, probabilmente magari potremmo vederne una da dove fanno le aste. Qui invece delle Porsche, nelle primissime generazioni delle Porsche, con quella classica tradizionale proprio di Porsche, effetto di carrozzeria molto larga con le ruote all'indentro. Qui ad esempio abbiamo la Speedster, qui invece una versione coupé, dovrebbero essere delle 356, ma comunque spettacolari. Quindi diciamo che qui c'è veramente di tutto, andiamo dagli anni 40 fino alle, è di tutto, americane, europee, giapponesi, eccetera, fino agli anni 2000, 2010, ma anche 2020, ci sono anche delle Ferrari Roma qua intorno, di qualunque tipo. Quindi se vi piacciono le macchine, qui sicuramente è una tappa obbligatoria. Quindi cominciamo e vediamo un po' se troviamo le prime tre più vecchie, più interessanti. Vediamo un po' da dove possiamo partire, magari qui da queste zone troviamo qualcosa. Questa qua è una Fiat 1500, qualcosa potremmo trovare, che diavolo, un Suzuki Samurai tutto pacioccato, ultra mega, oh diavolo. Vedete, vi dicevo che si spazia tantissimo. Sì, ecco, c'è proprio quello che intendevo. Oh, Dio, un Hudson. È un Hudson Hornet questa?
Hudson Super Six, sì, non è probabilmente una Hudson Hornet, ma comunque è praticamente lei. Diciamo che se avete più o meno la mia età, lei la conoscerete come Doc Hudson, perché il film di Cars, a quelli nati intorno al mio periodo, diciamo all'inizio della generazione Z, proprio all'inizio, quella, se fosse blu, sarebbe Hudson Hornet, palesemente, proprio palesemente lui. Che figata. Comunque, vabbè, torniamo a noi, andiamo a cercarci queste macchine più interessanti tra le più vecchie. Vediamo un po' cosa troviamo qui in zona. Sono finito in una zona di auto molto vecchie, molto bene, molto molto bene, ciò che ci interessa, e penso di aver trovato la terza posizione per le più vecchie, cioè lei, che, attenzione ragazzi, una BMW 320 Cabriolet. Ecco, attenzione, abbiamo la mamma, la nonna, la bisnonna delle serie 3, ragazzi, qua davanti. Parliamo di una BMW 320 Cabriolet del 1938, completamente e perfettamente restaurata, con questa vernice bicolore che riprende il nero e il bordeaux, uno stile molto molto classico per quanto riguarda le auto degli anni 30. E qui abbiamo anche una cosa in particolare, perché essendo una cabriolet abbiamo naturalmente il tetto qui apribile, con il lunotto diviso a metà, che è un po' un classico in realtà delle auto un po' più curate e particolari degli anni 30 tedesche. Però mentre facevo questo video mi sono reso conto che qui di fianco c'è anche una BMW ancora un pelino più vecchia, perché abbiamo invece una 315, non un 320 ma un 315 berlina, in questo caso non cabriolet, bellissima. Quindi insomma ragazzi, qui abbiamo veramente le progenitrici di quelli che saranno le future BMW serie 3. Naturalmente sto scherzando, voglio dire, questa è immatricolata anche in Italia, proprio perfetto. Parliamo naturalmente di, si scherza ragazzi, voglio dire, ovvio che non c'è una connessione di alcun tipo rispetto alle serie 3 moderne, assolutamente per niente, perché poi da lì abbiamo cominciato negli anni 70, ma l'idea che la nomenclatura 320 ci fosse già negli anni 30 mi fa molto piacere, perché vederne una dal vivo fa sempre piacere. Carino, ci sta, niente male. Proseguiamo allora, se parti dagli anni 30, quindi adesso bisognerebbe trovare un anni 20, direi, no? Per andare un po' più indietro in seconda posizione. Vediamo un po'. Ok, non ho trovato gli anni 20, ma ho trovato gli anni 10. Eccoci qua, tra l'altro, di un marchio che non ho mai sentito nominare prima, cioè Hupmobile, o probabilmente Hupmobile, non ne ho veramente idea, non ho mai sentito prima questo marchio. Parliamo di una macchina del 1913, e direi che si vede anche dalle forme. Si chiama modello 32 Touring, e sotto il cofano, classico cofano in forma di carrozza, veramente incredibile, trova posto un motore 3000 di cilindrata, guarda qua, con il classico clacson d'altri tempi, che cosa meravigliosa. Guida a destra, sicuramente molto figo, e tra l'altro guardate qua, gli interni in pelle. Vi racconto un aneddoto sugli interni in pelle. Sappiate che una volta gli interni in pelle, diciamo fino agli anni 20-30 eccetera, non era roba da ricchi, come invece magari è diventata poi in un secondo momento. La pelle veniva usata principalmente come materiale molto resistente alle intemperie, alla pioggia, a tutto quello che può essere lo sporcizia, quindi la pulizia di conseguenza veniva usata per questo motivo. Se voi andate a guardare, non ne ho trovate qui per far vedere cosa significa, ma se voi guardate delle auto molto molto vecchie, vedrete che trovavano posto il sedile anteriore scoperto, senza tetto, guidato dall'autista, e dietro invece la parte coperta chiusa, che era invece l'abitacolo per i passeggeri più facoltosi, erano invece in genere ricoperti di velluto, ricoperti di tessuto, di tutto materiale morbido, più piacevole, eccetera. La pelle era legata soltanto al guidatore, perché era esposta alle intemperie, quindi doveva essere un materiale resistente. Questo è un piccolo dettaglio che vi do così, tanto per, ma molto molto figo. Non ho idea di quanto possa costare questa macchina, sinceramente, è scritta ASI, va benissimo. Ah, guarda qua, c'è la bombola del NOS. No, a parte gli scherzi, no dai, basta. Sicuramente interessante, perché vedere l'evoluzione che c'è stata tra le auto degli anni 10 e anche già solo quelle degli anni 30 fa veramente un effetto incredibile, non male. Proseguiamo, credo di aver trovato la prima posizione. Penso di aver trovato la prima posizione. Che bestia, questa qua credo che sia una Fiat. Credo che sia una Fiat, penso di averla già intravista in qualche foto tempo fa. È una Fiat, sì, è una Fiat Kiribiri 1918, vabbè, ok, sì, è un po' più giovane rispetto alla coupe mobile là dietro, ma molto molto figo, perché invece questa Fiat qui è veramente gigantesca, ragazzi, è altissima ed è una macchina praticamente da corsa, era fatta per avere delle altissime prestazioni. Anche qui abbiamo guida a destra, abbiamo tutti i comandi esterni. Considerate che alle volte sulle auto di questi tempi il cambio era qui fuori, non era inserito all'interno dell'abitacolo, il cambio veniva manovrato direttamente qui da fuori, così come il freno a mano. E in auto ancora, diciamo, meno intelligenti, prima che ci fosse questa evoluzione,
spesso e volentieri c'erano i freni divisi anteriore e posteriore su due levette diverse qui fuori, quindi in realtà molto molto figo. Questa macchina qua del 1918, se mi ricordo bene, dovrebbe avere un motore 7000 di cilindrata, sì, dovrebbe essere, sì, 7000 di cilindrata, biblocco, 130 cavalli. Questa macchina nel 1918 poteva arrivare a 160 km orari, cioè vuol dire, per dirla con l'unità di misura imperiale, vuol dire superare le 100 miglia orarie, che direi, ragazzi, è il 1918, i paesi erano ancora nella prima guerra mondiale, non so se rendo l'idea, e questi superavano i 160 km orari su macchine enormi, gigantesche, con ruote in legno, perché praticamente così era, e sospensioni a balestra, con la meccanica più semplice della storia, e si superavano i 160 all'ora. Per me questa macchina ha vinto veramente tutto, perché sì, lo so, è più giovane di quella di prima, sì, lo so, è più giovane, però guardatela, dai, quella ha vinto tutto. In termini di auto più vecchie e più interessanti, quella ha vinto tutto sicuramente. Poi qui dietro di me c'è anche una pista che adesso in questo momento è ancora in allestimento, ma sarà pronta per sabato e domenica, dove verranno effettuate delle prove, faremo dei giri, un po' di show, un po' di spettacoli, eccetera, eccetera. E diciamo che mentre venivo qui ho anche intravisto molte bizarre che avevano sopra di esse delle auto da drifting, delle auto da corsa, da rally, eccetera, quindi sicuramente può essere molto interessante. Adesso in allestimento, ma sicuramente quando si girerà con le macchine ci sarà da divertirsi. Questo maggiolino fa veramente più casino di quanto pensassi. È raro, perché le auto sono sempre parcheggiate spente, però ogni tanto quando se ne accende una, un po' di casino, ma perché no, dai, ma perché no? Oh, profumo di benzina! Ah! Ah, che bello! Andiamo allora adesso alla ricerca delle auto più costose, e per farlo sono entrato dentro un'asta. Perché? Perché tanto quando vogliamo cercare i veri capolavori con i prezzi più alti, perché sono auto, ci siamo capiti, le aste sono sicuramente il posto migliore. Come sempre, come quasi sempre in realtà in questi eventi, le aste sono parte integrante della fiera, quindi in questo caso facciamoci un giro fra le varie auto prima di guardare un po' i prezzi. Qui ad esempio abbiamo una spettacolare Ferrari Dino 208 GT4, non è il 308, però vabbè, dai, anche se solo per il fatto che si chiama Dino per un motivo, dai, va benissimo. Qui abbiamo la nostra magica 500 L del 68, bellissima, carina. Qui abbiamo invece un Auto Mirage 595, anche lei spettacolare, sono cose che non si vedono praticamente da nessuna parte in giro. Abbiamo un Citroen Mehari, una La Camilla, io la chiamo così, la due cavalli Charleston, perché avevamo in famiglia un'auto del genere quando, molti anni fa, quando praticamente era nuova, e è stata chiamata La Camilla, quindi per me quando ne vedo una in giro non è la Charleston ma è La Camilla, mi viene proprio automatico. Oddio, il Pandino Sisley, i momenti non lo vedevo, state scherzando? No, dai, il Pandino Sisley bisogna guardarlo 4x4. Qui un maggiolino, sempre perfetto, qualche mezzo militare anche laggiù, un Defender che non manca mai, ma vabbè, adesso andiamo a guardarci quelle più costose. E io lo so già che voi starete pensando, guarda lì, c'è una Rolls Royce, Silver Shadow terza, non riesco a parlare, una Rolls Royce Silver Shadow terza serie, sicuramente sarà una fra le più costose in assoluto. E invece vi stupirà questa cosa, perché in realtà questa macchina, secondo quello che c'è scritto, vale fra i 12.000 e i 22.000 euro all'asta. Perché è una macchina che era di lusso, sì, ma in realtà non ha mai preso un vero decollo in termini di prezzi, quindi continua ad avere un prezzo tutto sommato onesto, perché una macchina del genere tenuta bene così a 22.000 euro mi sembra un affare interessante, considerando anche comunque 22.000 euro è il prezzo di punta circa definito dall'asta secondo loro. Qui in mezzo abbiamo, innanzitutto di qua, un Alfa Romeo Giulietta Spider che vale fino a 79.000 dollari, certo, fino a 79.000 euro. Spettacolare naturalmente Spider, sì, quindi così, ma ancora di più, qui abbiamo il cofano aperto, meraviglioso, di una Lancia Flaminia 2 litri e mezzo.
del 1963. Questa macchina qui, secondo l'asta, vale fino a 95.000 euro. Che spettacolo, cioè effettivamente una di quelle macchine con una linea intramontabile, bellissima tutt'oggi, poi questa in condizioni praticamente perfette, guardate la pulizia del vano motore qui dentro dove batte appunto questo fantastico motore devastante AV, che è un V6 naturalmente, spettacolare, e questa macchina come vi dicevo vale circa 100.000 euro fino a 95, sempre secondo la base d'asta, sempre secondo le valutazioni dell'asta, poi se qualcuno offrirà di più, offrirà di più. Qui c'è una Fiat Ritmo 130 TC Abarth, spettacolare anche questa, non è male, scusa, solo per avere un'idea, 25.000 euro, perfetto, perfetto. Pensate a chi magari ne aveva comprata una nuova e poi l'ha buttata via quando aveva 10 anni pensando, sì, tanto ormai è vecchia, cioè, sì, macchina da buttare via. Let's go. Però torniamo a noi, perché l'auto più costosa disponibile in quest'asta è niente meno che questa bellezza qui, di questo colore così tanto acceso, che è una Mercedes 190 SL in condizioni perfette, perfette, del 1956, rossa con interni crema, meravigliosa, è veramente, anche nei colori, guardatela e ditemi se non vi risembra proprio gli anni 50, c'è il classico rosso con interni crema, con così tante cromature, tutto bellissimo, una macchina meravigliosa, cioè quando la si guarda si pensa, mio Dio, cioè questo era proprio il periodo in cui le auto erano fatte guardando proprio allo stile, alle cose, al dettaglio, alla cromatura, tutto, veramente tutto. E infatti questa macchina, il suo prezzo secondo l'asta, da 125.000 a 165.000 euro, 165.000 euro. Meravigliosa, naturalmente è una macchina assurda, è detenuta benissimo, veramente perfetta, sembra appena uscita dalla fabbrica, se non più lucida ancora, però vale 160.000 euro, però veramente spettacolare. Quindi sicuramente in questo caso l'asta è la Vanness o Wanness, non so come si pronunci sinceramente, ma comunque vabbè, è lei, una buona sostanza. Ma in generale quando si va nelle aste si trovano sempre questi piccoli capolavori introvabili che hanno veramente una storia enorme sulle spalle e che hanno sempre un valore gigantesco, quindi fighissimo. Quindi direi che le tre più costose le abbiamo trovate, quindi adesso proseguiamo, facciamoci un altro giretto e allora focalizziamoci invece sulle tre più assurde, cioè assurde, più strane, più particolari, che dici wow, bello. Andiamo a farci un giretto di nuovo e rivediamolo, ma magari prima vi racconto un attimo una storia. La storia che ho piacere di raccontarvi è quella di Ferrari, perché qui di fianco a me avete una Ferrari F40 in scala 1-1. Perché? Perché qui c'è niente meno, vi ripeto, di Pietro Camardella, cioè quello che di fatto lavorava da Pininfarina quando è stata disegnata la F40, e non solo, perché ha disegnato anche la 512 TR, il restyling diciamo di quello che era la testa rossa, e ha disegnato poi anche la F50 subito dopo. È stato l'ultimo dei suoi lavori in Ferrari, dall'85 al 90 è stato in Pininfarina lavorando per 5 Ferrari, ha lavorato anche alla Ferrari Mythos, quindi un concept anche particolare. E la cosa meravigliosa è che lui è lì che sta lavorando a questo progetto in scala 1-1 di questa Ferrari F40, quindi man mano che voi verrete qui a vederlo questo progetto sarà andato avanti. Allora, questo è lo scala reale, ovvero l'1-1 della F40, che è il terzo della serie che sto realizzando praticamente per arrivare a ottenere la scala reale completa, la scala reale di colore a questo punto, rosso ovviamente. Il motivo è semplice, insomma, avendone le capacità, il piacere di rappresentare con una tecnica antica, una tecnica che attesta che il nostro mestiere alla fine è fare arte per l'industria, il design, la famosa progettazione artistica per l'industria, perché discende dal cartone dell'affresco che preparavano inventarono nel 1600 per realizzare in laboratorio gli artisti il disegno base per poi effettuare l'affresco. Questo il riferimento storico. Sono le 5 Ferrari che io ho realizzato in 5 anni in Pininfarina, dal 1985 al 1990. E parliamo di auto che sono veramente importanti, cioè non so se ci rendiamo conto, abbiamo detto F40, abbiamo detto restyling. Cominciamo con il restyling, cioè con l'F40, il restyling della 512 TR, della testa rossa che certo. Diventa 512 TR,
della Mythos, un Concept del 1988, poi di infilata 1989 la 456 GT, 1990 la F50. Dopodiché do le dimissioni della Pininfarina e quindi rimane, rimangono poleggiate, congelate questa prestazione di 5 Years 5 Ferrari. Almeno una, se non due, se non tre, tra le Ferrari che oggi guardiamo come leggende, tra cui soprattutto, ripeto, l'F40, perché è entrata proprio nell'ottica del, ma il 512 TR e anche l'F50, che è stata apprezzata meno, ma che comunque, cioè, è frutto di un anno e di uno studio. Sinceramente c'è qualche motivo per cui l'F50 è stata apprezzata di meno, perché l'ho lasciata creatura a soli 3 mesi dallo sviluppo, perché poi diede le dimissioni, e purtroppo quando viene a mancare il papà nello sviluppo i progetti vengono letteralmente stravolti, diciamo così. Esatto, ecco, esatto, fantastico. Quindi dicevamo che noi siamo, cioè tu sei qui che stai andando avanti con quel progetto 1-1, man mano stai andando avanti, cioè proprio... Sì, praticamente io procederò ogni giorno con un pezzo, così da poter offrire al pubblico le varie fasi, ovvero la nastratura iniziale dei profili, dopodiché la campitura a pennello delle aree di colore, poi la sfumatura da areografo, mano a mano scendendo poi nei dettagli. Fantastico, quindi già solo questo, per vedere questa evoluzione meriterebbe farsi un giro e vedremo, esatto, il continuo andare di un professionista all'opera. Poi mi conoscerete, chiacchiereremo, vi racconterò, mi chiederete la famosa domanda che avreste voluto sempre fare. Cioè. Esatto, sì, che se avete dubbi sulle queste Ferrari avete la persona giusta a cui chiedere, qua davanti. Grazie mille, caro, grazie, un piacere, te, un onore. Anche per me. È anche strasimpatico, quindi sicuramente merita, e merita anche un po' sapere la sua storia, perché comunque vi ripeto che se è esistita la F40 con quella linea fatta così, visto che di F40 leggendaria si tratta, è grazie a lui anche. Anche e soprattutto grazie a lui, merita quella linea spettacolare, quindi merita. Fateci un salto e fateci due chiacchiere. Ho trovato la prima della lista per le auto più particolari ed è proprio lei. Io non l'ho mai vista, sapevo che esistesse ma non l'avevo mai vista prima, e ho capito perché non l'avevo mai vista prima, perché in Italia esiste soltanto lei, solo lei in tutta Italia, è una Subaru Forester STI, originale, fatta in Giappone, qui davanti c'è il motore, il cofano aperto con la targhetta per dimostrare, qui con il numero di radio SF5, significa che, non avendo tutta questa parte prima, significa che questa macchina era nata nel mercato giapponese, in casa proprio, e non era destinata all'esportazione verso l'Europa, per motivi di emissioni palesemente, e loro l'hanno portata in Inghilterra e da lì poi portata in Italia. Infatti questa macchina è a guida a destra, vedete qui, vi faccio anche vedere velocemente gli interni, è a guida a destra, tra l'altro non si vedrà mai con la videocamera, ma i sedili dentro la trama hanno scritte STI ovunque, ed è uno spettacolo perché auto pazze come queste non se ne vendono più, perché immaginatevi, cioè, oggi dicono tanto sub sportivi eccetera, ma immaginatevi una macchina del genere che di fatto è una station wagon, non proprio, è più una sì, è più una giardinetta, cioè nel senso un'auto di questo tipo, che però sotto il cofano lì c'è un motore 2000 boxer turbo benzina, 250 cavalli, questa macchina letteralmente vola, trazione naturalmente integrale, la base è praticamente quella dell'impresa coetanea, qui siamo in un'auto che dovrebbe essere di fine 90 inizio 2000, siamo in questa zona qui, solo i cerchi che sono in magnesio e tra l'altro con distanziale per far spazio alle sospensioni, ma vabbè, queste sono anche altre modifiche ST eccetera, con pinze freno e impianto frenante modificato Subaru, solo i cerchi qui sono in magnesio, e un set di 4 cerchi così costa 9.000 euro, 9.000 euro, e questa macchina non è mai stata vista qui nel mercato, vedete questo è il logo della Forester STI, roba che non abbiamo mai visto, e questo è l'unico esemplare esistente in Italia, proprio perché non si può importare normalmente, se non con questo giro tramite l'Inghilterra, grazie all'esportatore che ha proprio sede in Inghilterra. Che spettacolo, io questa sapevo che esistesse, non me l'ero praticamente dimenticata proprio, ma l'idea di sapere che ne esiste una sola e vederla qui è merita tantissimo. Scusate, prima di andare via ancora, solo per ricordare che una volta gli scarichi non erano finti, eccoci. Così, giusto per ricordarlo, perché ormai siamo abituati, ma una volta era diverso. Spettacolo, solo quella merita già solo di venire a vedere qui tutto questo ben di Dio, perché solo quella merita. In seconda posizione per quanto riguarda le auto più strane, proprio lei, la Jaguar Palmer JP
1 del 2003. Parliamo di una macchina molto particolare perché nasce abbastanza di recente in realtà, perché parliamo di soli 20 anni fa, da una collaborazione fra Jaguar e Palmer Sport, con una macchina prodotta vicino all'autodromo di Bedford in Inghilterra. Ma la cosa che più mi è piaciuta è che questa macchina qui è omologata per la strada, quindi in realtà fa parte di quella piccolissima schiera di vetture che nonostante delle forme palesemente da corsa possa comunque circolare su strada. Parliamo di una macchina con un 3000 V6, quindi 6 cilindri a V, con 300 cavalli, lo stesso motore è montato ad esempio sulla Jaguar X-Type, e abbiamo 0-200, bastano 5 secondi e 8, velocità massima invece siamo su 290 km orari. Abbiamo delle sospensioni indipendenti, naturalmente con assetto irrigidito apposta per la pista, tutto fatto su misura, e sicuramente questa macchina mi piace molto perché le stranezze mi piacciono, cioè non c'è niente da fare. Quando si fanno macchine con l'idea di facciamo qualcosa di strano, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, per me funzionano ed è una di quelle macchine che merita di vedere, perché oltretutto dal vivo non l'avevo mai vista, quindi sicuramente non male. E adesso però prima posizione, cosa ci sarà secondo voi? Immaginatevelo, potrebbe esserci un'auto del cinema, potrebbe esserci un'auto da Formula 1, può esserci una macchina della polizia. Ebbene, se pensavate che fosse una macchina del cinema, ci avete preso, bravissimi, perché questa qui è niente meno che una Batmobile. Naturalmente non è quella originale, in realtà è una riproduzione, ma molto molto fedele, della Batmobile usata per la serie TV di Batman, andata in onda dal 66 al 68, anche in Italia su Rai 2. Si basa su un telaio Lincoln Continental, a cui però è installato naturalmente il motore Ford V8 da 7 litri, perché gli americani negli anni 60, se le cose non avevano almeno 6 litri o più, non andavano bene, quindi eccoci qua con un motore da 7 litri. È una macchina lunga 6 metri, larga 2, è gigantesca, magari l'avete anche già vista mentre vi parlavo della Fiat Kiribiri, ma sicuramente questa è una di quelle macchine che non ho mai visto prima dal vivo. Per a dire la verità, sono anche fin troppo giovane per averla vista in televisione, effettivamente, quindi non l'avevo mai vista, non sapevo nemmeno che esistesse, e trovarmela davanti è sicuramente una cosa interessante, una di quelle per cui merita di venire qui e farsi un giro con tanto di posteriore, con enormi ali, perché vi racconto un dettaglio su questa cosa delle ali, non è della Batmobile in sé, ma è un dettaglio in generale. Il motivo per cui le auto degli anni 60, 50 e 60 in America avevano spesso queste grosse ali dietro è perché seguiva lo stile dei razzi. All'epoca la corsa allo spazio, quello che significava tutto il contorno di navicelle spaziali, era qualcosa che piaceva molto all'idea delle persone, quindi di conseguenza anche le macchine cercavano di riprendere quello stile lì in qualche modo, e uno dei tanti modi, tra i principali in realtà, era proprio quello di usare queste enormi pinne posteriori che facevano effetto navicella spaziale. Questo è uno dei motivi per cui le auto di quegli anni americane erano piene di ste pinne. E quindi sicuramente bellissimo, tra l'altro con, non si vedrà mai, ma con i 3 tubi di scarico lì dietro, le enormi pinne che vi dicevo prima, dentro c'è anche la divisione lì dell'abitacolo, è veramente fighissima, e già solo per questo merita di venire a farsi un giro ad Automotore Tro, perché sicuramente in mezzo alle tante chicche che già conosciamo, ed è sempre bello rivedere dal vivo, vedere delle cose come questa e come la Batmobile, merita troppo, è veramente, veramente spettacolare, cose che non ti aspetti di vedere e invece vedi. Insomma, quindi avete visto che qui di roba ce n'è tantissima, spaziamo in ogni ambito, ogni categoria, ogni annata, ogni tipologia, auto, moto, tuning, rally, corse, tutto, stranezze ce ne sono, quindi qui c'è veramente di tutto e di più, al padiglione 2 delle fiere di Parma, quindi sabato 4, domenica 5 marzo 2023, quando volete, qui c'è veramente tantissimo da vedere, che può essere veramente veramente piacevole per una gita tra noi che di auto purtroppo dico per vari motivi, ma che noi di auto mangiamo pane e benzina a colazione. Quindi se volete farvi un giro, sicuramente qui ci sarà pane per i vostri denti. Se venite, fatemi sapere invece quelle che per voi sono magari le migliori delle 3 categorie che vi ho citato qui, o semplicemente quella è la vostra preferita che sareste rimasti a guardare per ore e ore e ore. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Automoto. Ciao ciao!